qui il lago è grande, quindi le opportunità sono tante, ma insomma qualche problema c'è da mettere a punto, da risolvere. Uno, insomma, focalizziamo oggi con acque dolci, mi sì, no? Sì, No? sì. Sì. No, scusate, ho un problema di telecamera, quindi non so se devo sedermi o meno. Acque dolci, cosa c'è sotto? Nel senso che l'idea è dare un'opportunità come salvaguardare la biodiversità, ovviamente salvaguardare l'economia e salvaguardare il lago, perché questo è uno dei temi fondamentali della nostra attività. Ho lasciato per ultimo Alessandro Zani, ovviamente non perché me lo sono dimenticato, ma perché partiamo in realtà con il signor Zani che ci ha portato un filmato fatto dal papà negli anni 50, quindi una perla, una chicca proprio legata al tema del lago, della pesca, di quello che era, insomma, una fotografia di quello che era in quegli anni. E quindi io, insomma, direi che possiamo cominciare con il filmato, Caterina, che ringrazio Caterina, benvenuto della sede regionale di Legambiente, che insomma, ci aiuta con la parte più tecnica, e partiamo con il filmato e poi, insomma, entriamo nel vivo, lascio poi la moderazione a Berlindis. Grazie. Chi fa partire il filmato, come Faccio funziona? Non lo io. so. Fa lui. Ok. Alzo un attimo, così. Vorrei ringraziare il signor Bondi per l'opportunità che mi ha dato. Con l'invito Mi dice che Ercole, di ritorno dalla sua undicesima fatica, capitò in un campanato e attraversò il lago di Garda con una barca. Portava con sé le famose mele d'oro del giardino delle Spezie. I barcaioli cominciarono a discutere sul modo di usarle, e fece notando Bacano che il gigante, addormentato in tutta la barca, si svegliò. Buttò il filotto in acqua e si cangiò in pesce. Altri barcaioli seguirono la sua sorte, e di nuovi pesci, rosei, delicati e saporosi, si chiamarono carpioni, dal nome di quel primo pilota. Da allora le reti si moltiplicarono, poiché il campione è veramente un cibo degli dèi e si trova solo nelle acque del Garda. Queste mani sanno quali proporzioni assuma la pesca nell'immenso bacino, vera o piena ancora, popolata da una ventina di famiglie ittiche. 379 km² di superficie con un volume di 50.000 milioni di metri cubi d'acqua. Sebbene non si veda che un numero limitato di barche pescherecce sottrae il lago, tutti pescano qui, anche i bambini. Piccoli e grandi, i rivieraschi hanno la pesca nel sangue e la praticano con grande serietà.
sicuri di ricavarne sempre qualcosa. Non fosse altro che qualche modesta alborella, aula, assai gustosa che prenda. Grandi nemici degli altri, non è che sono gli uccisi, delle squali di natura, che divorano tutto ciò che possono. Pescare in luce è quasi un'opera di tempo. Beh, leviamoci dai piedi e vediamo dunque come si vede un luccio. È una lista che porta niente, basta una semplice canna, il dottore che hanno dato a Maggio e aspettare. Mi sembra che il tutto caschi nell'acqua. Attenti la vera luce. In vista Milano e il Mulinello gli si va incontro e lo si fa appena. Ecco il lancio che stavolta va molto lontano quando oltre la passione si ha una buona spalla, la mente modesta, la pesca come la caccia è. Questi uniti di anossido lungo decine di metri e opportunità consentono di calare ad una certa profondità. Il filo segue la pesce ha abboccato. Non bisogna mai stancarsi di remare, cosa viva, e remare leggermente, in silenzio, per non spaventare gli avventori. La conoscenza delle zone dice al spettatore dove può dirigersi con successo. Il Garda è diviso in due bacini, separati da una dorsale su tazza che va dalla punta di San Vigilio alla penisola di Sirmione. Il bacino orientale è a fondo basso ed è il più pescoso. Qui si adopera anche il remattino, una rete che viene celata in cerchio da due barche di pescatori associati. Il bacino orientale è il più profondo, toccando la massima profondità del lago, 346 metri. In esso vivono gran parte dell'anno le qualità fregiate e quel carpione che la Serenissima teneva riservato per la mensa dei doni e alla pesca del quale assistevano gli imperatori d'Austria. Sul mare dell'alba i pescatori tirano le reti gettate il giorno avanti sotto quelle rocce dove avviene la deposizione delle uova da parte delle femmine ed il passaggio. La pesca è così abbondante che si è dovuto proibirla durante i periodi di riproduzione, stranissimo, due all'anno, per non distruggere la specie di questo pesce esclusivamente italiano. Tuttavia il Consorzio per la tutela della pesca rilascia permessi speciali anche in questi periodi, facendo però obbligo di consegnare le uova che il pescatore stesso munge dalla femmina appena pescata, raccogliendole in un apposito recipiente e subito fecondandole col prodotto sessuale del maschio. Naturalmente la fecondazione è resa possibile dall'elemento vitale dell'acqua. I prodotti sessuali sono portati agli incubatori, dislocati presso le zone più pescose. Ivi si allevano artificialmente le qualità fregiate, trote, carpioni, coregoni, ottenendo elevatissime percentuali di vitalità. Le uova di coregone, di tipo salmonide, sono posti in selettori automatici di vetro della capacità di 350.000 uova, continuamente alimentati da acqua corrente, mentre quelle di trota e di carpione stanno in cassette della capacità di circa 8.000 uova ciascuno, dove restano fino alla nascita del lavanotto, che viene poi immesso nelle varie località dell'area. Così, mentre le nuove generazioni vanno a ripopolare le acque, quelle vecchie sono avviate ad attribuire le mente dei conduttai. Il carpione ha una sola vista, volta la quale lo si mangia come burro. Dai, vecchio pescatore dilettante, senza denti. Lo sanno anche i bambini, studiosi di fosforo. La fortuna è giovane e fatta.
davvero spettacolare. Vuole aggiungere, Dani, qualcosa? No, i luoghi dove è stato girato come località? Come nella descrizione lì, allora ha fatto vedere sia la pesca nella parte orientale del lago, che ha fatto vedere che da San Vigilio Sirmione, in pratica è una zona basso fondale, si usa una tecnica, ha fatto vedere che invece nella parte occidentale, con lo sviluppo diciamo nord-sud, evidenziando inoltre la pesca del carpione in acque profonde qui dalle parti di Gargnano, quindi un po' tutto il lago, specialmente verso il bacino. Ha fatto vedere infatti le rocce, niente, poi è tutta una documentazione basata su di una persona in particolare, questo Italo Bonardi, che aveva fatto per l'Ateneo di Salò la pesca sul lago di Garda, tutto uno studio ben documentato, infatti lì quando cita le 35 modalità di pesca si ritrae da qua. È una realizzazione fatta a 25 anni, poi mio padre è andato avanti fino a 80 anni, evolvendo chiaramente le tecniche di miglia, insomma, dalla pellicola in celluloide fino al video. Grazie davvero, perché il filmato è bellissimo, e poi bellissima questa frase che diceva: il lago è una miniera, quindi davvero è una, come dire, un modo davvero interessante per definire quanta biodiversità, quanta ricchezza c'era nel lago allora. Io lascerei la parola a Lorenzo Berlendis per la moderazione della mattinata, sì, da sul disposto. Ringrazio Davide Boni. Non so cosa sia successo. Forse sono queste casse che no. Secondo me se non parliamo con... Il microfono è già spento. Questo è spento. Forse tu devi togliere l'audio. Io lo tolgo. Ok. Allora, io lascio la parola a Berlendis. Stavo dicendo che ringrazio tanto Davide Boni, perché insomma è stato un po' il promotore, ci ha spinto tutti, esatto, verso la realizzazione di questo convegno. E quindi insomma lo ringrazio davvero tanto per aver avuto l'idea, e perché insomma l'idea importante, e vediamo insomma oggi di mettere un po' a frutto la giornata. Grazie mille, prego. Poi il video andrà magari fatto un attimo, sì, chiedo soccorso tecnico, mi dica poi da... posso stare in piedi? Sì, no, devo stare seduto. Meglio tanto perché c'è la telecamera, certo, quindi... Certo. Allora, buongiorno a tutti, grazie a Barbara Mezzetto per l'occasione. Non voglio essere ridondante, ma davvero il Deus Ex Machina a cui dobbiamo gran parte di questa iniziativa, ringraziando sicuramente Lega Ambiente per aver scelto di darci, come dire, questo ambito importante dentro l'Istituto Valletta dei Laghi, e Davide Boni, che è stato davvero il motore principale di questa importante iniziativa, che io credo sia, come dire, occasione unica, visto il calibro e la caratura dei relatori che abbiamo, il contesto della manifestazione che ho richiamato, e la possibilità. Io sono il referente per quanto riguarda la mia associazione Slow Food del progetto Guardian dentro il grande contenitore capitale naturale, e credo che, come dire, l'esperienza che abbiamo cercato di mettere insieme dentro a questo progetto, ovvero la costituzione di comunità di pratica, prima per il progetto Lacustre, che è stato un po' l'inizio di tutto, poi del progetto Guardian, il contratto di Fiume, Toscano Maderno, eccetera, credo siano delle buone pratiche, delle matrici attraverso le quali rileggere, come dire, il momento, e riuscire a comporre una grande...
che si assuma davvero, come dire, il compito, no, di dire, di questa grande pozzanghera, la più grande in Europa occidentale, cosa vogliamo farne? Perché il tema che abbiamo condiviso con, inizialmente con Davide, della sesta estinzione di massa, non è faccenda che riguarda i media, che riguarda l'alta politica, ma riguarda noi, perché anche qui ne stiamo partendo in maniera evidente gli effetti. E di questo sicuramente verrà a parlare il dottor Massimo Lorenzoni, che ringraziamo perché è il responsabile nazionale dell'associazione italiana in teologia di Acqua Dolce, e credo che la sua relazione sia davvero una miniera da cui oggi ci aspettiamo davvero molto per riuscire a inquadrare le parallassi dentro il rinviabile e impellente una scelta importante rispetto a cosa vogliamo farcene davvero come decisori, amministratori, pescatori, operatori, cittadini qualsiasi, anche consumatori nel senso più alto del termine, davvero di questa risorsa, di questa miniera azzurra, cosa ne vogliamo fare. Io chiudo invitando il professor Lorenzoni a venire al tavolo. Chiedevo in diretta la possibilità, dentro il progetto Guardian, di poter accedere al filmato e ai documenti che sono stati presentati, perché rappresentano davvero per noi un ulteriore stimolo, un ulteriore importante riferimento per agire bene, perché il Carpione è davvero una specie simbolo del lago, come poi vedremo, e noi ne abbiamo, come se lo fossimo, il presidio del Carpione, il Carpione del Garda, presidio che non vuol dire lo pescamo per mangiarlo nella ristorazione, ma il nostro è un presidio simbolo nel senso di conservazione e di attenzione, perché questo è un bioindicatore, credo, decisivo per la qualità delle acque. Io mi sposto e invito il professor Lorenzoni, che ringrazio, a cui do il benvenuto. Grazie. Una persona davvero per noi importante e preziosa. Buongiorno a tutti. Grazie mille per avermi invitato in questa occasione. Sono molto contento di essere qui. È anche la prima volta che torno in presenza a partecipare ad un pubblico dibattito, tutti gli organizzatori. Io sono qui per parlarvi appunto dell'importanza della fauna. Non riesco a vedere la presentazione da qui. Dicevo che l'intenzione è quella di parlarvi dell'importanza della fauna ittica italiana e chiaramente quindi anche dell'importanza della sua conservazione. Cercherò di essere breve, succinto, perché poi magari mi piacerebbe lasciare più spazio al dibattito, alle domande se ci saranno, alla possibilità quindi di dialogare un po', di vivacizzare un po' l'incontro. Le acque dolci sono un grandissimo serbatoio di biodiversità. Fondamentalmente gli ambienti d'acqua dolce sono una piccola porzione della superficie terrestre, meno dell'1%, possiamo passare anche alla prossima diapositiva, meno dell'1% della superficie terrestre, tuttavia assommano, racchiudono una buona parte della biodiversità. Ad esempio, circa il 35% dei vertebrati che noi conosciamo appartengono appunto agli habitat d'acqua dolce. Quindi una grandissima concentrazione di biodiversità. Più della metà delle specie ittiche sono presenti nei laghi e nei fiumi, considerando che il mare riveste una superficie che è molto, ma molto più importante, eppure nonostante questa differenza di peso di superficie, gli ambienti marini hanno soltanto il 50% dei pesci che conosciamo. Questo è anche vero, è anche evidente, soprattutto per l'Italia.
tutte le penisole mediterranee, ma l'Italia in particolare è un importantissimo spot di biodiversità per la fauna ittica. Qui vedete difatti che questi grafici da queste figure, appunto, come rispetto al resto dell'Europa, l'Italia ha un numero di specie, ma soprattutto anche un numero di specie endemiche, quindi specie esclusive dell'Italia, più elevato rispetto ad altri ambiti europei. Si avvicinano all'Italia, dicevo, soltanto le altre penisole mediterranee, la penisola iberica e i Balcani. La prossima, grazie. Il motivo di tutto questo è legato ad un effetto che sappiamo essere l'effetto che innesca la diversificazione e l'esplosione della biodiversità, cioè l'isolamento. Fondamentalmente, da un punto di vista ecologico, gli habitat acquatici sono delle isole ecologiche. Un lago è una superficie d'acqua, chiaramente l'acqua rappresenta l'habitat dei pesci, circondato da terra, che non è chiaramente colonizzabile da un organismo acquatico. Quindi fondamentalmente è speculare a quella che è un'isola geografica vera e propria, no? Un pezzo di terra in mezzo all'oceano. Noi sappiamo che gli ambienti isolati sono gli ambienti che più di altri, appunto, permettono l'isolamento, permette la diversificazione delle specie. E quindi il motivo per cui gli habitat acquatici sono così ricchi di biodiversità dipende proprio dal loro elevato grado di isolamento. Anche un fiume è un ambiente isolato, perché il mare, chiaramente, per molti organismi d'acqua dolce è impossibile da vivere, da praticare. Quindi se non avvengono meccanismi che mettono in comunicazione fiumi diversi, ogni pesce è generalmente relegato nel corso della propria esistenza all'interno del fiume in cui nasce, perché non può scendere in mare, spostarsi in mare, a parte pochi casi, ma le specie ittiche d'acqua dolce pochissime sono in grado di tollerare la salinità, e quindi non può spostarsi in mare e poi colonizzare un altro fiume. Quindi in qualche modo è vincolato a vivere sempre all'interno del proprio bacino embrifero. Quindi anche i fiumi, da questo punto di vista, sono ambienti estremamente isolati. Però l'isolamento, la prossima, che promuove la biodiversità, rende questi ambienti anche particolarmente fragili, è chiaro. Le isole, sappiamo, soprattutto nel caso dell'invasione delle specie, appunto, esotiche, sono soggette a cali, a riduzioni, a drastiche minacce alla biodiversità. E la stessa cosa avviene per gli ambienti acquatici. Fra tutti gli ambienti terrestri, vedete che il tasso di estinzione negli habitat d'acqua dolce per i pesci e per i gamberi è il più elevato, attuale soprattutto per i pesci. In realtà vediamo che se proiettiamo nel futuro questi tassi di estinzione, saranno nel futuro ancora più elevati. E non solo per i pesci, ma una delle prime alla biodiversità, lo sono in modo particolare negli ambienti acquatici, perché chiaramente in condizioni di interazione
sono più forti.
perché... veramente a rischio per tanti motivi, ma se un altro anche per la piccola area in cui è presente, per cui chiaramente i presupposti per inserirlo in direttiva ci sono tutti. Sono il sindaco di Toscolano Moderno. Allora, riallacciando a quello che diceva la volevo fare presente che questo può essere uno stimolo per il futuro, partendo proprio da questo. Che a livello della comunità del Garda, qui abbiamo il presidente, che è Bruno Pradini, abbiamo stipulato, abbiamo iniziato il percorso per il cosiddetto contratto di lavoro. A livello del contratto di lavoro, che è una realtà molto importante, per la quale il professor Materno è stato membro attivo, possiamo inserire, perché proprio il profilo del contratto di lavoro, che tende proprio a raggiungere, a superare la tra le tre regioni che tutte comprendono sulla migrata, tende proprio a valorizzare la fauna, la flora, l'ambiente, la fusione, ma soprattutto anche la questione del pesce, che è proprio benissimo nel progetto degli obiettivi del contratto di lavoro, inseriamo anche la tutela del campione. E questo è un dato di fatto sottoscritto da tantissime amministrazioni, sia nella seconda veronese che lombarda che anche quello fiorentino. Le voci di questi comuni riuniti all'interno della comunità del Garda e del meccanismo del contratto di lavoro possono davvero essere promotrici presso le tre regioni per superare il problema che ci riferiva e che molto spesso noi che viviamo sul lago subiamo. In effetti il fatto che nessuna regione, anche una parte di una regione, può parlare per questo problema di incomprensione e di incapacità regionale di mettersi a un tavolo e ragionare su tutte le comuni, lo vediamo non solo in termini della realtà, ma anche in tanti altri settori, anche con pesanti problemi amministrativi. Ricordiamo l'altro problema della regolazione, per esempio, che è un problema fondamentale per la qualità. Potrebbe da questo tavolo di stamattina potrebbe nascere uno, ci ricordo a te, proprio uno stimolo anche alla nostra comunità del Garda che tanto si è spesa per il contratto di lavoro per poter andare avanti su quella strada e con quegli obiettivi. Ecco, poi ma no, non è... possiamo, cosa dite? Se riusciamo a finire Lorenzoni e poi sentiamo Merati e poi riprendiamo la discussione, può essere? Perché siccome siamo già, come dire, abbiamo anticipato il fulcro attraverso un paio di provocazioni, un paio di cose dove volevamo arrivare, no? E quindi ma ce ne saranno altri. Il tema è caldo e ne arriveranno anche altri. Quindi no, questo per riprendere il filo del discorso, quindi l'Italia comunque si è impegnata nei confronti dell'Europa nel mantenere queste specie ittiche, poi chiaramente non solo quelle ittiche, qui gli elenchi comprendono anche l'orso, il lupo, insomma specie terrestri, ma per quanto riguarda i pesci, la ricchezza della fauna italiana è benissimo rappresentata, perché vedete appunto ci sono praticamente tutte le specie endemiche italiane comprese, e noi ci siamo impegnati a mantenerle in uno stato di conservazione favorevole, e saremo sanzionati se non riusciremo a farlo. E questa però è la situazione. Per la fauna ittica la direttiva Habitat impone anche dei periodici monitoraggi e vedete che il rosso e l'arancio, cioè le situazioni non favorevoli, sono
nettamente predominanti rispetto alle poche specie di quell'elenco che invece noi stiamo mantenendo in uno stato di conservazione favorevole. Cioè meno del 10%, diciamo, poi è divisa per regioni questa cosa, perché questo impone sempre la direttiva Habitat, quindi alpina, continentale, la pianura padana, mediterranea, fondamentalmente tutto il centro-sud, ma vedete che la situazione è simile ovunque. Meno del 10% delle specie ittiche presenti in direttiva, per meno del 10% abbiamo raggiunto l'obiettivo di uno stato di conservazione favorevole. Nell'altro 90% stiamo fallendo completamente, anzi la situazione sta peggiorando. Cioè di monitoraggio in monitoraggio queste percentuali vanno peggiorando. Quindi sicuramente non stiamo mantenendo i nostri obblighi. E detto questo, come dire, possiamo passare un attimo alla cronaca, perché sapete che in tempi recenti c'è stato comunque molto dibattito, la situazione si è molto movimentata sulla base del fatto appunto che è cambiato qualcosa sulla normativa rispetto al divieto di immissione delle specie allottone, perché l'Italia nel recepire la direttiva Habitat ha inserito un articolo, l'articolo 12, comma 3, in cui c'è scritto testualmente che è vietata fondamentalmente l'introduzione in qualsiasi forma, quindi ripopolamenti, reintroduzioni, eccetera, eccetera, di specie allottone. Quindi l'Italia dal 2003, quindi ormai sono quasi 20 anni, ha vietato qualsiasi forma di immissione di specie allottone. In Italia dovrebbe essere vietata l'immissione della trota fario, l'immissione del persico trota e così via discorrendo. Sappiamo benissimo che invece tutto ciò è rimasto un po' lettera morta. In realtà i ripopolamenti con specie aliene sono sempre proseguiti e questo, diciamo, articolo di legge è rimasto inosservato. Se non che l'altro anno è stato introdotto per la prima volta un decreto ministeriale che permette di derogare a questo divieto assoluto di immissione di specie allottone. Il 2 aprile del 2020 è appunto uscito un decreto ministeriale che permette la deroga, cioè le regioni, gli enti gestori, regioni, province autonome o parchi nazionali, possono chiedere al Ministero delle deroghe attraverso le quali, se vengono accettate, appunto, l'immissione di specie allottone può avvenire per la prima volta in modo legale in Italia. Questa è la situazione della legislazione. La prossima, che fondamentalmente ha creato una situazione paradossale. Beh, fondamentalmente, inizialmente, qui non so, manca qualcosa, non so che è successo. Ah sì, boh, non mi ricordo neanche se prima ce n'era un'altra, ma cambia poco. Cioè la situazione paradossale è questa: nel momento in cui per la prima volta si apre in Italia l'immissione delle specie allottone, quindi in qualche modo un'apertura rispetto al divieto assoluto precedente, in realtà si è avuto un po' anche l'effetto contrario. Cioè, la legge che in precedenza impediva qualsiasi immissione, ma che in realtà era rimasta inapplicata, è diventata per la prima volta applicata. Cioè dal 2020 e in parte anche quest'anno molte regioni hanno finalmente, io dico finalmente, poi magari molti non saranno contenti di questo, reso quell'articolo 12 veramente attuato, interrompendo ripopolamenti di specie allottone che, ripeto, in realtà non erano stati mai smessi. Dal 2003 erano sempre continuati ripopolamenti con trote atlantiche, con lucci di provenienza varia, cioè in Italia sono sempre stati effettuati. Nel momento in cui, vi dicevo, si è giunti ad un'apertura, manca forse una slide che era quella un po' polemica nei confronti della FIPSAS, ma allora, diciamo, siamo buoni e saltiamolo, evidentemente è un segno che... No, no, cioè ne era un'altra prima, perché la FIPSAS in realtà ha
No, no, c'era già prima. Più polemica. Forse è un bene che sia saltata, nel senso che la FIPSAS ha accolto il decreto 2 aprile come un suo grande successo. Cioè ha rivendicato la deroga al divieto di immissione come una sua battaglia vinta, dicendo che era la prima mossa, c'erano, riportavo nella slide le testuali parole del presidente della FIPSAS, una sua prima battaglia vinta per togliere tutti i lacci e lacciuoli che in qualche modo frenavano la libera emissione di specie allottone in Italia. Poi in realtà appunto si è creata quella situazione paradossale. Per la prima volta in Italia i ripopolamenti con le specie allottone sono cessati, e questo invece ha creato nella FIPSAS tutta una serie di proteste, malcontento, perché chiaramente loro su un tipo di pesca fatta, sostenuta fortemente dalle emissioni, da tempo hanno puntato. Però in realtà, se le cose stanno come dicono, come dire, sono un po' loro la causa del loro stesso male, nel senso che fondamentalmente hanno chiesto una apertura e poi magari però questa apertura gli si è ritorta contro per i motivi che spiego qui, perché è chiaro, nel momento in cui una regione va a chiedere una deroga non può continuare nell'illegalità come stava facendo prima, smette di ripopolare e rimane in attesa di sapere gli esiti di quella deroga. Poi chiaramente un altro motivo è che la richiesta di deroga deve essere accompagnata da un'analisi del rischio, perché il principio che è dietro il decreto ministeriale è che saranno ammesse le deroghe e saranno ammessi i ripopolamenti con specie aliene a patto che non ci sia nessun impatto, quindi a patto che queste emissioni non causano impatti, scusate il gioco di parole, su specie autoctone e su habitat e altre componenti dell'ecosistema in cui andranno ad interagire. E chiaramente questo è un limite molto forte, perché è difficile pensare che una specie aliena non interagisca. E poi anche perché comunque per la prima volta è stata definita una checklist delle specie autoctone presenti in Italia, suddividendo l'areale regione per regione. Quindi in qualche modo si è definito il quadro di ciò che è autoctono in ogni regione e ciò che è no, e quindi chiaramente non si poteva più giocare sul fatto che magari mancavano dei dati scientifici o cose di questo genere. E quindi finisco qui, concludo. In realtà non c'è ancora una conclusione, perché la situazione è ancora estremamente dinamica. Non sappiamo, cioè le regioni stanno facendo la richiesta di deroga, ma queste richieste di deroga in parte sono state già analizzate, sono state le prime risposte, ma in alcuni casi ancora l'iter non è concluso, quindi non sappiamo esattamente come questa partita andrà a finire, cosa verrà ammesso al ripopolamento, con quali paletti, entro quali confini, e cosa non sarà invece ammesso. Chiaramente non tutte le specie aliene sono invasive, non tutte si comportano allo stesso modo, quindi secondo me due cose si possono dire. Innanzitutto, se questo decreto è servito a fare chiarezza e puntare l'attenzione su una situazione che, ripeto, era caotica, molto difficile da gestire, ma soprattutto in molti casi legale, è stato comunque un bene, perché se non altro sta servendo a fare ordine e a fare chiarezza. L'altra cosa è che secondo me il principio, proprio perché comunque l'Italia si è impegnata nei confronti dell'Europa, che si può immettere solo a patto che ciò non causi danno alle specie autoctone, è un altro principio sacrosanto che, come dire, mi sento di è giusta. E poi vediamo un po' come la situazione evolverà, la speranza appunto che, nonostante le polemiche con la FIPSAS, anche, come dire, adesso tutte queste situazioni, siamo qui anche per via delle lettere, gli scambi che ci sono stati con il Ministero, eccetera, eccetera, alla fine trovi una soluzione, un giusto punto di equilibrio. Ripeto, secondo me questo può avvenire valutando le situazioni caso per caso, cioè le richieste di deroga non saranno tutte uguali, c'è questa possibilità, magari le amministrazioni possono sfruttarla,
e vediamo, cioè laddove ciò effettivamente non comporti un danno alle nostre comunità autoctone preesistenti, penso che qualcosa possa essere sicuramente concesso. Io vi ringrazio, spero di essere sufficientemente chiaro, e poi comunque sono qui per qualsiasi eventuale approfondimento. La ringraziamo ancora e sicuramente faremo tesoro ulteriormente della sua presenza. Dottor Fabrizio Merati, rappresentante delle associazioni ambientaliste in Comunità Pesca di Lombardia. Non metta dai qua, se non... No. Perché? Ma posso vedere da lì? Okay. Ah, dovrebbe. No, perché, siccome devo tagliare molte cose della mia presentazione... Vedi e non vedi. Diciamo, ah, vedo e non vedo. Questo qua... Cioè, mi devo mettere qua? Sì, 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 sì. Posso mettermi girando un pochettino che riesco a vedere il video? Dovrebbe non le vedo. No. Prima si vede. Ma tanto sono nero qua. Va bene. Buongiorno, sono Fabrizio Mera. Intanto adesso chiedo per chiedere, quando fanno le domande, se poi può brevemente rispondere alla domanda, così anche chi ci segue da casa la sente. Prima si vedeva un carte, adesso no, però a internet adesso sì. Io la vedo. Eccole qua. Sì. Perfetto. Prendo un paio. No, un attimo, poi dal punto di vista organizzativo ci siamo detti lasciamo tutto il tempo che richiede la reazione del dottor Merati, poi apriamo per un'oretta il dibattito, intendendo di chiudere alle 12:30. Va bene. Speriamo che tutti possiate fermarmi un'ora perché. Prego. Sì, sì. Allora, buongiorno, sono Fabrizio Merati, sono il referente per il ambientalista all'interno della consulta pesca della regione Lombardia, e di formazione sono idrobiologo e ittiologo. Parlerò della problematica connessa con la fauna non autoctona, possiamo andare avanti. Qui andiamo un po' a volo di uccello, dovremmo scartare man mano le diapositive, biodiversità, andiamo pure avanti, ne ha già parlato il mio collega, native aliene, ovviamente nativa è quella che troviamo in una determinata zona, originariamente non è stata oggetto di trasferimento da parte dell'uomo, tutte le altre sono oggetto di introduzione da parte dell'uomo, sono da definirsi non native, quindi non autoctone. Andiamo avanti. Sì, sì, proseguiamo con altre diapositive, anche questo possiamo andare avanti. Ecco, l'ingorgo normativo. Noi ci troviamo con una situazione molto complessa dal punto di vista normativo. Abbiamo già visto, proseguiamo, la legge, diciamo, di partenza, che è la modifica, la 357, che vieta l'immissione di specie non autoctone. Proseguiamo, quindi da questo punto di vista qui rimarrebbe bloccata la situazione, ma andiamo avanti, abbiamo questo nuovo decreto che introduce invece la possibilità di derogare alla legge precedente. Però vediamo che questo tipo di deroga è un percorso molto accidentato, molto complesso. L'esito negativo non è così imprevedibile, tant'è vero che molte delle domande che sono state fatte dalle regioni hanno avuto esito negativo e sono oggetto di
approfondimenti. Andiamo pure avanti. Questo è tutto l'aspetto, vedete. Quindi, quindi dove ci troviamo? Ci troviamo ancora nella situazione in cui, in assenza della deroga, qualsiasi tipo di immissione, introduzione, reintroduzione di specie non autoctone è vietata. Quindi, fino al termine di questa iter autorizzativo, l'immissione è bloccata. Andiamo avanti. Vabbè, introduzione, reintroduzione, penso che sapete cosa significa. Introduzione quando non c'è e viene immessa, reintroduzione quando non c'è più e la reimmetto, ripopolamento quanto c'è già, ma io la sostengo con altre immissioni, in aggiunta alla popolazione già presente. Andiamo avanti. Va bene, le origini, come mai abbiamo queste specie esotiche? Nelle acque dolci, mentre nelle acque marine abbiamo delle possibilità di accesso, per esempio troviamo dei pesci del Golfo Persico che attraverso il canale di Suez hanno raggiunto il Mediterraneo. L'hanno raggiunto sì per effetto di un intervento umano, ma l'hanno raggiunto con le proprie pinne, ecco, per intenderci. Invece nelle acque dolci, in particolare delle acque dolci del territorio mediterraneo, dove la barriera del mare è molto più netta, nel nord Europa la salinità è molto bassa, quindi i pesci d'acqua dolce accedono alle acque marine e possono creare delle anastomosi, degli scambi tra bacini. Questa è la ragione per cui nella zona del nord Europa il popolamento ittico è molto più omogeneo. Nel nostro caso invece il mare, con la salinità così alta, impedisce di fatto l'accesso anche temporaneo delle specie ittiche. Quindi come compaiono le specie ittiche nelle nostre acque? Allora, a seguito dell'attività di acquacoltura, quindi importazioni per scopi di acquacoltura, importazioni a fini aleutici professionali, quindi per la pesca professionale, importazioni a fini aleutici ricreativi, quindi la pesca dilettantistica, importazione di specie ornamentali, importazione per lotta biologica. Andiamo a vedere qualche esempio. Poi un altro passaggio. Com'è questa introduzione? C'è un'introduzione ufficiale, vale a dire c'è un processo attraverso il quale vengono immesse delle specie sotto il controllo dell'amministrazione pubblica. Adesso diciamo la cosa è vietata, ma in epoca passata tranquillamente le amministrazioni pubbliche acquistavano materiale ittico anche esotico e procedevano alla sua immissione. Però diciamo c'è un verbale di immissione, la cosa è regolare. Introduzione non ufficiale sono tutte le altri casi in cui in modo illegale una persona decide di prendere un pesce e buttarlo dentro nel lago. Ecco, per intenderci è il caso del pesce rosso che nella vaschetta è troppo grosso e il papà dice liberiamo poverino e va a finire nel lago con tutte le conseguenze. Accidentale, quindi non so, per esempio un impianto di acquacoltura in cui a seguito di un'inondazione abbiamo la rottura dell'argine, quindi liberazione dei pesci, oppure introduzioni storiche, la carpa per intenderci, o trasfaunazione. La trasfaunazione è lo spostamento, diceva prima il mio collega, da un distretto in cui la specie è autoctona, per esempio caso specifico, adesso lo vediamo più avanti. Comunque, spostamento da un bacino a un altro di una specie che teoricamente dovrebbe rimanere nel suo bacino originario. Andiamo avanti. Va bene, qua così. Introduzioni autorizzate, campagne etiogeniche tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. C'è stata una, attraverso delle strutture che erano i centri etiogenici, sono state riprodotte, acquistate e immesse nel territorio italiano molte specie esotiche, il caso del salmerino alpino, del coregone. Un altro caso, per esempio, l'introduzione della trota fario,
ad opera dell'amministrazione austriaca nel territorio della Slovenia e della Croazia, nel territorio adriatico dove ai tempi era presente la marmorata. Esempi recenti sono l'introduzione negli anni 90 da parte dell'amministrazione provinciale di Varese del Lucio Perca, poi vediamo qualche cosa altro, o della trota lacustre austriaca in alcuni laghi, tra cui anche il lago di Garda, per esempio. Quindi anche nel lago di Garda, recentemente, stiamo parlando degli anni 90, sono state introdotte delle trote lacustri di provenienza oltrealpina. Proseguiamo. Per esempio, un esempio di introduzione illegale. Nel corso degli anni del 2010-2011, l'istituto CNR di Pallanza ha introdotto il coregone nel lago d'Orta. Questo è un caso siamo dopo il 2003. Dopo il 2003 non si poteva immettere una specie esotica nelle nostre acque, è stata immessa e ha avuto anche un finanziamento regionale ed europeo. Questa è l'anomalia, diciamo, dell'ingorgo normativo. Proseguiamo. Vabbè, emissioni accidentali, abbiamo più o meno detto, il pesce esca che viene liberato alla fine dell'attività di pesca, per esempio. Introduzione storiche, ne abbiamo parlato, accennato prima, proseguiamo pure. Ecco, introduzione storica, siccome storica va bene, no, non va bene, perché per esempio la carpa, che è un pesce introdotto storicamente, è una delle specie esotiche individuate tra le 100 più dannose al mondo. Quindi perché? Perché modifica in modo drammatico l'habitat riproduttivo di alcune specie autoctone, in particolare il luccio, per esempio. Andiamo avanti. Vabbè, trasformazione, ne abbiamo parlato, questo è un caso, diciamo, storico citato, la trasformazione della trota marmorata dal distretto padano-veneto nel distretto tosco-laziale, e il trasferimento anche dal distretto tosco-laziale della Fario Mediterranea in ambito alpino. Andiamo avanti, questo qui è l'elenco delle specie AIAD, andiamo pure avanti. Allora, abbiamo detto che a livello italiano adesso abbiamo una lista delle specie non autoctone, quindi tutto il resto rappresenta specie non autoctona, quindi non passibile di immissione se non attraverso il complesso iter della normativa della legge. Proseguiamo. Ancora qui parliamo della carpa, che viene considerata storicamente, questo ve l'ho già detto prima, viene considerata storicamente presente, quindi tutto sommato ammissibile all'immissione, quando vediamo che se dobbiamo seguire invece una valutazione effettiva dell'impatto, l'impatto è notevole. Lo vedremo più avanti. Proseguiamo. Ecco, un altro caso anomalo. Abbiamo due indici ittici, cioè indici di valutazione del popolamento ittico. Uno è l'ISECI, dei corsi d'acqua, e l'altro è il Lake Fish Index, dell'ambiente lacustre. Questi due indici dicono due cose diverse, quindi pensate come diventa complesso l'ingorgo normativo. Andiamo avanti, proseguiamo. Allora, per gli ISECI la presenza in un corso d'acqua di una specie esotica è motivo di peggioramento dello stato qualitativo. Lo stato qualitativo peggiora oltretutto se questa specie ha la capacità di automantenersi all'interno dell'ambiente. Ancora peggio se questa specie si incrocia con specie locali, in particolare con specie endemiche. Andiamo avanti. Ecco, nell'indice
di Lake Fish Index, che è stato molto promosso fra l'altro dalla regione Lombardia, sono state introdotte nella valutazione positiva delle specie esotiche. Quindi la presenza di una specie esotica migliora, che peggiora l'indice nel corso d'acqua, migliora l'indice nel lago. Quindi guardate in che condizioni ci troviamo. In più, la consistenza numerica della specie esotica e la possibilità di riproduzione è un elemento ancora favorevole in quest'altro indice. Quindi ci troviamo di fronte a un indice che valuta positivamente la presenza di una specie esotica e l'acclimatazione di una specie esotica, e un indice che contrariamente mi dice che l'acclimatazione non è un livello negativo. Quindi la stessa situazione al limite di un lago ottima, appena entro nel corso idrico diventa pessima, quindi anche altra complicazione. Andiamo pure avanti. Specie esotiche normative regionali, ecco, qui andiamo pure avanti, andiamo a vedere quella successiva. Ecco, le misure di tutela in percentuale, cioè le regioni che applicano misure di tutela su specie esotiche, cosa che abbiamo in Italia attualmente. Quindi per intenderci, per la trota fario atlantica in questo caso, nel 70% delle regioni sussistono misure a tutela, misure minime di cattura, periodi di divieto. E andiamo avanti, per la trota eridea nel 30%, se guardate, ecco, la situazione italiana, cioè stiamo cercando di contenerle e nel frattempo le proteggiamo e nel frattempo le immettiamo. Andiamo pure avanti. Perché, diciamo, io parlo del caso della Lombardia. Se voi andate a digitare programmi di semina delle varie province lombarde, vedrete, non solo lombarde ma anche piemontesi, vedete che le immissioni di specie esotiche proseguono in modo indisturbato, senza che sia completato l'iter amministrativo della deroga, e dal 2003, cioè dal 2003 non si è mossa foglia, la cosa è proseguita tranquillamente. Adesso andiamo a vedere perché vengono immesse queste specie. Allora, ci sono delle specie che sono di interesse della pesca professionale, parliamo dei laghi principalmente, specie esotiche, trota lacustre, salmerino alpino, coregone, lucioperca e carpa. Queste sono specie di interesse commerciale professionale che sono state introdotte e vengono tuttora introdotte per favorire la pesca di mestiere. Quindi ambiente lacustre, stiamo parlando quindi anche nel vostro caso del Garda. Ecco, invece se andiamo sulla pesca dilettantistica, qui troviamo veramente il mondo di specie che sono state introdotte. Quindi abbiamo dalla fario, la trota eridea, il temolo, il ceppo danubiano, il barbo europeo, l'aspio, la brem, il carassio, la carpa, il persico trota, il lucioperca, il pesce persico, il siluro e la carpa erbivora. Cioè sono tutte specie che noi troviamo nelle nostre acque in quanto immesse. In questo caso dal comparto della pesca dilettantistica. Andiamo avanti. Ecco, questo qua è l'effetto, stiamo parlando della Valtellina, ma potremmo parlarne di l'effetto di questa introduzione. Se voi guardate questi pesci, queste sono fotografie di pesci catturati in Valtellina, non ce ne sono due uguali. Cioè l'effetto di semine incontrollate di specie diverse provenienti da impianti non controllati, incrociate e reincrociate all'interno degli impianti di acquacoltura, poi incrociate e reincrociate all'interno dell'ambiente in cui abbiamo immesso, abbiamo questo purpurì che ci porta, diciamo, alla degenerazione, ecco, dei popolamenti ittici naturali. Proseguiamo, vediamo se c'è ancora qualcosa.
Ecco, queste sono le liste IUCN, le 103 specie esotiche più dannose al mondo. Troviamo proprio la carpa, che è oggetto di missione, la gambusia, che è stata oggetto di missione in epoca fascista principalmente per il controllo biologico della nofila, della zanzara, ma è stata anche oggetto di missione più recentemente nella lotta biologica alle zanzare in Piemonte in particolare. Il persico trota, la trota iridea e la trota fario di ceppo atlantico. Andiamo avanti. Ecco, io qui propongo, diciamo, quando si parla di missione di una specie esotica e della deroga, secondo me è importante avere una matrice di valutazione per capire l'impatto, ecco, anche per aiutare l'amministratore che richiede questa deroga o l'amministratore che la deve concedere, per aiutare un pochettino a valutare la cosa. In particolare io vedo i vari aspetti, sono che cosa può comportare la specie esotica: competizione, predazione, ibridazione, modifica dell'habitat e effetti impatti per la gestione della pesca. Gestione della pesca, per esempio, tanto per citarne una, se io pesco il lavarello nelle acque lacustri, uso una maglia che può catturare la trota lacustre prima della sua maturazione riproduttiva. Quindi l'impatto del coregone in questo caso è dovuto al fatto che la pesca di questa specie impatta su un'altra specie di rilevanza, di grande rilevanza ecologica, che viene catturata prima della maturazione sessuale, per esempio. Con questa matrice di valutazione poi ovviamente possiamo considerare nella parte alta della tabella l'assenza di impatto probabile documentato su specie autoctone, documentato su specie esotiche, e poi l'ultima cosa o su specie endemiche o specie endemiche di particolare pregio. Da questa cosa io tratto, questa è una bozza ovviamente, dei valori 0 tra 0 e 5, tra 5 e 10, tra 10 e 30 e maggiore di 30. Adesso andiamo a vedere alcune delle specie che abbiamo guardato prima rapidamente. Ecco, per quanto riguarda la carpa, il conteggio finale, diciamo la somma di tutti i punteggi, ci porta a un impatto elevato. Andiamo avanti, quindi conferma il fatto che questo pesce è dannoso. La gambusia ha un impatto medio, in considerazione di queste valutazioni, andiamo avanti. Il persico trota ha un impatto elevato, andiamo avanti, l'ultimo esempio, la trota iridea è elevato, andiamo avanti, e la trota fario molto elevato, perché oltre a avere tutti i problemi degli altri è in grado di incrociarsi con specie autoctone endemiche. Forse abbiamo finito, qui parliamo del siluro, del lucio, questi sono rapporti in scala tra i due pesci, cioè il siluro arriva a 2,5 metri di lunghezza, il lucio a un metro. Praticamente è una possibile preda di quello sotto, è una possibile preda di quello sopra. Andiamo avanti. Vabbè, qui entriamo nei piani gestionali, forse non è inutile parlarne, perché piani gestionali per la eradicazione delle specie esotiche, se può essere di interesse posso, e se c'è tempo. Se no, sorvoliamo. Direi se possiamo. Benissimo, io mi interrompo. No, interessa? Ti dico no. Mica lei. Se ecco, si riesce a un piccolo accenno, magari ci dà un ulteriore elemento. Sì, andiamo avanti. Allora, rapidamente andiamo avanti. Il primo passaggio è ovviamente se vogliamo interrompere
la presenza di specie esotiche, dobbiamo smettere di metterle. Se il passaggio, diciamo, un po' meno più blando, almeno di quelle che di evitare di immettere quelle che si possono stabilizzare, e una campagna di sensibilizzazione, perché molti animali vengono tuttora liberati da gente in assoluta buona fede. Andiamo avanti. Allora, gestione della pesca, interruzione delle emissioni e eliminazione delle norme a tutela delle specie esotiche, perché se noi lasciamo misura a tutela nel frattempo, cioè, cerchiamo, è un incrocio, un nodo gordiano per intenderci. Divieto di immissione di materiale ittico proveniente da recuperi di ittiofauna in altri corsi d'acqua. Molto spesso, a seguito di un'asciutta di un canale, di un corso d'acqua, vengono prelevati questi pesci e vengono spostati ipso facto in un altro ambiente. Questa è un'altra ragione per cui ci troviamo dei pesci strani improvvisamente in un posto dove prima non c'erano. Divieto di utilizzo di specie non autoctone come pesce esca, perché molto spesso il pescatore che va a pescare con i pesci che compra in un acquario, in un negozio di pesca, a fine della giornata, pensando di essere bravissimo, le lascia andare e fa un danno. Divieto per il pescatore di detenzione di materiale ittico non autoctono vivo, cioè il pescatore che cattura un pesce non autoctono non lo deve tenere vivo, perché può darsi che a un certo punto, tornando a casa, dice: poverino, boccheggia, lascialo andare, e lo immette da un'altra parte. Andiamo avanti. Ecco, altra cosa, indici di valutazione ambientale, signori miei, dobbiamo eliminare assolutamente le specie ittiche esotiche come elemento di valutazione positiva di un ambiente, perché non può funzionare così. Interventi di controllo attivo sono la pesca elettrica, la pesca professionale. Andiamo avanti, questo qui però rapidamente, proseguiamo. Diciamo quei interventi attivi sono la pesca professionale, quindi incentivare i pescatori professionisti, per esempio nella cattura del siluro, cattura mediante pesca elettrica o altri dispositivi, oppure anche attraverso pesca subacquea, per intenderci, nel caso del siluro. Ma io direi che ho finito e lascio la parola. Grazie. Grazie. Queste ultime diapositive, mi sostituisco. Queste ultime diapositive, direi, quella sulla gestione della pesca rappresenta un po', come dire, un piccolo manifesto su cui magari poterci confrontare. Se è possibile, me la puoi riproiettare? Posso chiedere una forzatura? Il quadro della gestione pesca di Dio rappresenta una serie di nodi e di indici sui quali confrontarsi. Grazie, dottor Melati, sicuramente. Grande la confusione sotto il cielo, come diceva qualcuno in altri contesti, perché il garbuglio normativo e la contraddizione anche tra gli indici che lei ha richiamato rappresentano davvero per il cittadino normale una giungla in cui è difficile districarsi. E credo che l'unica possibilità, e riprendo l'ultima battuta rinviando la palla alla sindaco, ho capito bene, di Toscolano, è proprio quella di, attraverso, no, quello che si diceva in apertura, la costituzione di un tavolo intersoggettuale, per cui gli amministratori, i pescatori, i cittadini, le associazioni possano interloquire e dipanare questa matassa nella quale altrimenti rischiamo davvero di rimanere ingolfati e avvolti. Richiamando poi sicuramente gli strumenti, qui mi riferisco anche all'intervento, e la ringrazio ulteriormente, la dottoressa Zambiasi, che non è assolutamente, in ritiro per quanto riguarda la vivacità intellettuale, e noi speriamo di avere ancora la possibilità di godere delle sue precisazioni, perché
altrimenti davvero rischiamo di non arrivare al fuoco dei problemi. Quindi, sindaco, io le lascerei la seggiola, così, la ringrazio, perché mi sembrava assolutamente interessante proseguire con la ripresa del suo intervento. E poi naturalmente riprendiamo con chi si era prenotato prima per... Ecco, come dicevo poc'anzi, lo strumento potrebbe essere il contratto di lago. Contratto di lago al quale partecipano le amministrazioni della parte bresciana, le amministrazioni della parte veronese e anche qualche amministratore del Trentino. È un importante tavolo di interlocuzione che in realtà ha degli obiettivi molto ampi che vanno dalla tutela dell'ambiente in tutti gli aspetti, ma tra questi c'era in specifico anche la tutela della fauna ittica. Quindi è uno degli elementi importanti, potrebbe essere il punto di riferimento da cui partire per un'interlocuzione più ampia. Approfitto della presenza qui tra noi di Bruno Frazzini, che è rappresentante appunto qui stamattina per la comunità del Garda, magari se ci vuole un attimo approfondire la tematica. Dato che mi ha dato la parola, volevo, oltre che ringraziare naturalmente gli organizzatori, ricordare un attimo che questo per il Comune di Toscolano Maderno, questa iniziativa è estremamente importante. Abbiamo iniziato un percorso all'inizio del mio mandato, circa 8 anni fa, per una riqualificazione in veste ambientale del Comune. Un percorso che è passato attraverso una differenziata molto accentuata, poi porta a porta, è passato attraverso l'eliminazione della plastica nelle nostre scuole, in tutte le nostre scuole, percorso che, come ben sapete, si è interrotto purtroppo con il discorso Covid, ma che intendiamo riprendere appena la situazione epidemiologica è sotto controllo. È passato anche attraverso un PGT molto attento al territorio, che andava a correggere anche alcune distorsioni del precedente documento di programmazione territoriale e dove abbiamo inserito anche degli elementi di tutela ambientale molto precisi. È passato attraverso una serie di mozioni promosse anche dal nostro Davide Boni, che è un interlocutore attentissimo su tutti i temi di natura ambientale e che lo ringrazio pubblicamente perché è stato anche il fautore di questo momento di stamattina. Ecco, questo per dirvi alcuni elementi che hanno caratterizzato la mia amministrazione e che per i quali abbiamo raccolto anche un primo significativo risultato nell'ottenimento delle 5 vele di Legambiente del Touring. Per noi questo è un momento importante. Abbiamo accolto questa cosa con tanta gioia, anche perché è stato il lavoro di tanti anni, però non ci fermeremo qui, andremo avanti su questa strada. Colgo l'occasione anche per ringraziare della collaborazione Cristina Milani e la signora Castellini, mia omonima, che sono le rappresentanti locali del Circolo di Legambiente, Barbara Meggetto, che ci è sempre vicina, e naturalmente ringrazio gli interlocutori e i professori che ci hanno illustrato così bene le tematiche legate allo sviluppo ittico e all'evoluzione della fauna del nostro territorio. Per loro ho una domanda. Allora, nel filmato che abbiamo visto all'inizio, che io voglio dire ho qualche anno, quindi ho vissuto quegli anni, si parlava delle alborelle. Noi già nel secolo scorso abbiamo assistito all'estinzione di questa, che era una cosa non tipica, di più, non solo sotto l'aspetto, voglio dire, della pesca dei bambini, dei pescatori, eccetera, ma proprio anche sotto l'aspetto gastronomico. Ecco, io chiedo ai nostri interlocutori se è mai stato studiato questo fenomeno ed eventualmente vi chiedo dove posso reperire della documentazione, perché mi interesserebbe approfondire il tema. Io ringrazio ancora tutti per la vostra presenza, per aver dato al Comune di Toscolano Maderno la possibilità
di esprimersi e vi garantisco che saremo parte attivi con la comunità del Garda in modo da portare avanti i contenuti che ci siamo, di cui ci siamo occupati stamattina. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, io credo di parlare a nome di tutte le associazioni e credo che vorremmo essere, ci mettiamo volentieri a disposizione come Lega Ambiente, Slow Food e WWF naturalmente per collaborare a questo contratto di lago ed essere attori attivi di questa che credo sia modestamente, spero di rappresentare tutti, una opportunità storica importante da cogliere. Bruno Franzini della comunità della Garda, prego si presenti anche e poi il suo intervento, poi c'è Davide Boni e Enrico Di Martino a seguire. Buongiorno a tutti, sono Bruno Franzini, sono qui in rappresentanza della comunità del Garda. Doveva venire il nostro vicepresidente, il dottor Filippo Cavazzoni, purtroppo per impegni di lavoro non ha potuto venire, ma ci segue direttamente su Facebook. Noi come la gara abbiamo fatto, rappresentiamo i comuni del lago di Garda, di tutto il lago, quindi Brescia, Verona, Trento e anche Mantova sul discorso Mincio che va nel discorso depurazione, livelli, ambiente, pesca, noi siamo presenti tutte queste cose e 3 anni fa abbiamo istituito il contratto di lago. Contratto di lago che è stato firmato al momento da 47 sindaci, mi pare, mancano 4 sindaci del Mantovano che prossimamente firmeranno anche loro questo contratto. Quindi questo contratto che prevede, come giustamente diceva Delia, anzi la ringrazio perché è un nostro supporto, è sempre presente nelle nostre riunioni, o lei o Andrea o chi per esso, rappresenta proprio un contratto che i comuni hanno preso con la comunità del Garda, con altri enti, hanno firmato anche tutti i pescatori, abbiamo qui Maurizio Scarmigliati, Associazione Pescatori, le associazioni di d'area della sponda veronese, poi arriveremo a sponda bresciana, proprio per dire noi vogliamo che il lago di Garda si presenti unitariamente. Una cosa che proprio il 26 maggio, adesso non sono sicuro, ma il 26 maggio abbiamo fatto un primo incontro con i 3 assessori alla pesca della Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento, ovviamente affiancati dai loro esperti, dai loro consulenti, dai vari teologi e oltre al nostro vicepresidente c'era collegato anche l'Istituto MAC di San Michele all'Adige. Uno dei prossimi passi adesso appunto era la discussione del ripopolamento di queste problematiche è convocare una riunione, adesso speriamo di riuscirla a fare in presenza perché lavorare in presenza è molto più bello e più produttivo. Nel quale vi inviteremo ovviamente tutti i vari rappresentanti, oltre che dell'Associazione Pescatori, che noi abbiamo già raccolto sia da Scarmigliati che dai pescatori professionisti, delle loro proposte che già, abbiamo già mandato alle 3 regioni, per poi vedere di fare un regolamento della pesca unico e superare tutte le problematiche che abbiamo. Il passo successivo, se mi permetto, io darò il numero Lorenzoni. Esatto, scusate, al nostro presidente, il quale avrebbe interesse poter parlare con lei. Ecco, io intanto vi ringrazio, grazie alla collaborazione. Davide Boni, ti abbiamo evocato in mille modi, non puoi sottrarti. Dai. Poi Enrico Di Martino, Marina, se poi tu vuoi darci un saluto. C'è qualcun altro intanto che si prenota così prendo. Perfetto. Buongiorno a tutti, vi ringrazio io per aver accettato un po' l'idea matta di organizzare dentro Voletta questa iniziativa che ha, diciamo, accolto la disponibilità di tutte le associazioni. L'idea, come diceva Lorenzo all'inizio, la prospettiva probabilmente virtuosa attraverso la quale guardare queste tematiche è quella che noi viviamo, abbiamo la fortuna di vivere in una parte del mondo, una parte d'Italia che è interessata alle tematiche
tematiche cui il professor Lorenzoni ha prima espresso in termini quantitativi, cioè assistiamo tutti i giorni, quando apriamo la finestra, al pezzo di mondo in cui è in corso un'estinzione massiva di specie, e questo è il tema. Colpe, meriti in rapporto a questa tematica, se andiamo avanti come ci siamo, diciamo, rapportati anche per oggettive non conoscenze di natura scientifica, verranno, diciamo, le deciderà la storia. Penso che anche a valle del Covid la cosa ora da fare è quella di probabilmente ognuno, in quanto cittadino, amministrazione, pescatore sportivo, pescatore professionale, ambientalista e chi più ne ha più ne metta, abbracci la realtà di questo problema. Cioè, appunto, non ci sono i buoni e i cattivi, ma c'è la responsabilità che tutti dobbiamo esercitare adesso in maniera lucida, scientificamente fondata in rapporto a quello che è il mondo in cui viviamo, che è il 2021 dopo Cristo, e appunto farci carico di questa sfida che riguarda l'ecologia come concetto astratto, ma riguarda le cose di cui noi viviamo quotidianamente, grazie al fortuna abbiamo a vivere qua, e penso che sia una sfida che solo per diciamo dignità deve essere accettata, compresa e appunto gestita al di fuori delle consuete beghe di parrocchia, ma avendo chiaro che questo tema ha a che fare con la sesta estinzione di massa che è in corso adesso davanti ai nostri occhi nei luoghi dove viviamo. Non ci sono i buoni e i cattivi, non ci sono i virtuosi e i viziosi, c'è la responsabilità che ognuno deve esercitare, e in base alla disponibilità, all'esercizio della responsabilità, alla lucidità o alla indisponibilità a questo esercizio, sarà la storia che ci temo darà meriti e colpe. Tutto qui, grazie ancora per l'amministrazione, le associazioni e tutti quelli che sono convenuti. Grazie. Enrico Di Martino. Grazie Enrico. Sicuramente il richiamo, colgo, non vorrei essere una chiosa superflua, ma il richiamo alla responsabilità, che io credo che siamo la prima generazione, io lo dico come, scusate la piccola parentesi personale, che o chi ha la mia età più o meno nella stessa condizione, abbiamo messo al mondo delle generazioni per la prima volta nella storia cosiddette no future, perché abbiamo la prospettiva davvero di giocarci la possibilità di sopravvivenza su questo pianeta a partire dai territori in cui abitiamo, e le concentrazioni, il fenomeno delle concentrazioni vuoi nelle aree urbane, che è un fenomeno mondiale e che noi stessi in Lombardia abbiamo in misura eminentemente importante, le concentrazioni anche in questo bacino lacustre dove transitano 10 milioni di persone all'anno, sono dentro la sindemia che ci ha colpiti, perché la pandemia è l'ultimo effetto dell'estinzione di massa, del global warming, e di una serie combinata di fattori che sta mettendo, no, per la prima volta nella storia in forse, non dico l'esistenza umana, ma come l'esistenza umana è stata come dire, agita negli ultimi 3 milioni di anni. Siamo dentro una prospettiva di possibile regressione in qualche modo, e questa davvero io la sento come padre, che tutti dobbiamo sentire come cittadini verso le generazioni che arriveranno ad avere e conoscere un pianeta che probabilmente sarà molto diverso da quello che abbiamo conosciuto noi. Il Canada, avete visto i giorni scorsi quelle temperature che ha avuto, è solamente un piccolo fatto, uno degli ultimi, no? Nell'escalation che conosciamo, c'è una massa dentro l'atmosfera terrestre, si è concentrata una enorme quantità di calore che provocherà continui fenomeni dal Canada all'Australia, il nostro Sud Italia, in questi, come ricordava il dottor Lorenzo, in queste settimane del mese di giugno e di luglio, ma anche per i precedenti, ha avuto dei fenomeni assolutamente sconosciuti. Questo ha sicuramente un impatto anche rispetto alle acque interne, in maniera particolare, oltre che il Mediterraneo, che sappiamo in quali condizioni versa. Come sta il carpione, Enrico Di Martino? No, se posso parlo come esempio persona. Sì, sono Enrico Di Martino, socio Slow Food, sono molto questa a destra, però farei un intervento più su un tema che mi sta a cuore. Che forse potrei anche evitare perché è leggermente polemico, però visto che mi è preceduto appunto della comunità del Garda, non posso non evidenziare questa cosa che mi dà abbastanza fastidio come cittadino. Cioè, siamo qua a parlare di ambiente, ha detto bene Davide, cioè, l'ambiente è una questione a 360 gradi, non è una questione di campanili e non è una questione
che si delimita con dei confini geografici. Purtroppo la comunità del Garda e l'amministrazione gardesana si sono invece contraddistinte in questi anni nel considerare l'ambiente del lago un ambiente di serie A e i territori adiacenti di territori di serie B. E mi riferisco a una questione che magari le persone non di qua non conoscono, ma che è la collettazione dei reflui del Garda, che i comuni gardesani pensano di scaricare in un altro bacino inguifero, cioè su un altro territorio. Questo è un argomento molto complesso, che evidentemente questo non è la sede, però voglio dire, non si può parlare di ambiente con uno strabismo dove ci facciamo belli a tutelare i pesci del lago di Garda e andiamo a scaricare i reflui sugli altri fiumi e spingiamo questo territorio in un'unica direzione, che è quella che mi sembra che interessa le amministrazioni, che è quella del turismo a 360 km orari. Se si parla di ambiente bisogna parlare con tutti, con tutte le popolazioni, e non bisogna commissariare i processi democratici come state facendo. E con questo invito chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione di sabato prossimo a Salò. Mi spiace per l'emozione, però è un tema che mi dà molto fastidio. Grazie. Intanto una risposta via Facebook da Fagliazzi. Chiedo scusa, ti rimetto qua. Prego, aspettate sia come se voglio avvicinare. Ma allora una risposta che è arrivata via Facebook alla sindaco, dice questo nostro interlocutore, che ci sono delle evidenze scientifiche per cui la presenza in missione del Corregone ha sottratto, come dire, nicchie biologiche, spazi biologici all'arborella, per cui la competizione è evidente, asseverata da studi scientifici, quindi c'è un'esatta, poi chiediamo se al dottor Lorenzoni se si intende sottoscrivere questa affermazione, per cui l'introduzione di alcune specie evidentemente va a detrimento della possibilità di altre di continuare a riprodursi nelle nicchie ecologiche di rispettiva appartenenza. Le chiedo di presentarsi, se non è buongiorno, sedendosi le tocca. Sì, così ci sentono anche la chat, siamo seduti. Buongiorno, sono Marco Antonioli, Unione Pescatori Sportivi del Garda. È stato detto in precedenza che il fermare le emissioni di specie all'ottono è la condizione necessaria per fermare anche il degrado che sta avvenendo a livello ambientale. E questo è un principio che mi trovo assolutamente d'accordo. Un altro discorso, invece un altro tema, è quello di limitare, di contenere gli allottomi che si sono insediati e che stanno rappresentando un problema evidente. E se pensiamo ai pesci, il siluro è l'esempio più clamoroso. Ma in questi periodi stiamo anche notando il proliferare dei cormorani che si cibano chiaramente di pesce e rendono anche vani, vanificano gli sforzi che le associazioni si fanno per reimmettere e introdurre pesce nel lago. Sottolineo che in questi periodi noi stiamo anche portando avanti un tentativo molto difficile di reintroduzione dell'arborella nel lago di Garda tramite la posa di letti di frega artificiali in punti dove questo pesce sembra ancora essere presente e vengono poi successivamente spostate in maniera tale da poterle far schiudere in sicurezza. Il fatto di contenere, di limitare la presenza di alloctoni già insediati, purtroppo, è spesso contrastata da associazioni ambientaliste che si oppongono sostanzialmente a queste pratiche. E approfitto della presenza di alcune di queste associazioni proprio per proporre il tema, per capire un po' questa loro posizione, o comunque per chiedere un supporto affinché questo possa avvenire. Grazie. Ci sono altri? Barbara, puoi chiudere tu, salutare tutti. Io credo che questo sia nell'auspicio, anche raccolgo le parole di Davide e dell'ultimo
nostro interlocutore possa essere, e mi auguro, usando le parole di Edgar Morin, un nuovo inizio. E quindi da tavoli come quelli di oggi, scusati, avevo saltato un'ultima interlocutrice, visto che Enrico ha parlato a nome personale, quindi Marina Bruna la invito a darci un saluto da parte di Stuttgarda, dico un nuovo inizio, quindi davvero senza troppa enfasi ma con molta concretezza, perché io credo che di concretezza, di onestà e di chiarezza e di trasparenza abbiamo bisogno per interloquire in maniera opportuna ed efficace. Marina Brunner, un saluto da parte di Slow Food Garda. Marina Brunner? Sì, Marina Brunner, prego. Ci tocca sarò molto veloce, buongiorno a tutte e a tutti. Rappresento la condotta Slow Food Garda, ma porto saluti a tutti da parte della Slow Food regionale e nazionale. Secondo me e secondo noi tutti questa è un'occasione fondamentale, molto importante, il fatto di poter collaborare insieme a Legambiente, al WWF e speriamo prossimamente ad altre associazioni ambientalistiche per leggere i problemi del territorio ambientale e poter portare qualche contributo per la soluzione di questi. Il cambiamento può avvenire, ma questo cambiamento potrà avvenire solo se lavoriamo insieme, se agiamo insieme e quando troviamo delle amministrazioni comunali anche sensibili a questi problemi. Perché comunque io abito ad Esenzano, sappiamo che nel periodo pre-Covid la pressione turistica del Lago di Garda era sui 24 milioni di turisti. E queste cifre parlano da sole e anche tutte le volte che sento gli amministratori comunali che parlano bisogna incentivare il turismo, sviluppare il turismo, ci vengono i sudori freddi, perché dico più di così quanto si può fare, magari un certo tipo di turismo, un turismo sostenibile, ma mi sembra che non si stia andando in questa direzione, per cui spero che queste occasioni si possano ripetere nel futuro, anche queste occasioni di conoscenze, perché siamo anche poco non conosciamo quello che c'è nel nostro territorio, quello che la complessità di tutti questi problemi. E spero che queste, appunto, spero di rivederli presto, che siano aperti al pubblico e alla popolazione, che le persone siano rese, cioè siano sensibilizzate verso queste problematiche. Grazie. Grazie. Dell'onere delle conclusioni. Magari se vieni qui anche tu, magari ci riusciamo a stare insieme. Ma io intanto ringrazio tutti, a partire dall'amministrazione appunto che ci ha ospitato, le associazioni e a tutti quelli che hanno lavorato, in primis appunto il buon Davide, che davvero ci ha dato una mano grandissima. Grazie davvero, davvero a tutti. Io credo questo, credo che l'esperienza, la pratica siano fondamentali. Dico, e lo dico al signore capo dei pescatori, che però bisogna intanto guardare anche la scienza, perché se non si parte anche da un dato di studio reale, ecco, l'incontro è molto complicato, perché non basta solo avere una tradizione, un'esperienza o pensare di, ecco, bisogna anche vedere quali sono oggi le condizioni per poter incidere realmente in modo positivo, lo dico senza polemica, lo dico semplicemente per dire che bisogna sedersi intorno a un tavolo tenendo conto. Allora, certo, è chiaro che come dire, siccome il lago è un organismo vivo, grazie al cielo, non è un organismo morto. Ecco, allora tutte le evoluzioni devono avere un loro percorso coordinato, questo intendevo dire, perché altrimenti manca sempre un appiglio, manca sempre un punto di vista, e allora forse insieme da questo possiamo anche ricavarne un approccio positivo che metta insieme appunto chi fa economia sul lago, un po' come si diceva prima sul turismo. Certo che la pressione qui è tantissima. Forse questa pandemia ci ha insegnato anche che le stagioni possono essere diverse, più lunghe, più distribuite. Chissà, la volta buona? Non lo so, io insomma non so se sia
però è anche la voglia e la capacità di tutti che deve spingere, di tutti noi in modo responsabile verso quella strada, non solo chi siede nei consigli comunali o appunto nelle università, non è mai una persona sola insomma che fa la differenza, ma mai come in questo momento è davvero un gruppo di persone che può insieme fare la differenza. Allora lancio questa cosa perché secondo me i tavoli sono utilissimi, quindi raccolgo il tavolo in parte già aperto con la carta del lago. Noi con il progetto Blue Lakes, tra l'altro invito tutti perché il 13 pomeriggio alle 5, alle 17 ci sarà un incontro a Peschiera del Garda proprio sulla insomma su quello che è stato un lavoro della carta della, come l'abbiamo chiamata? Mi ricordo più. Carta del lago, mi sto confondendo con il contratto di lago, scusate, proprio perché siamo partiti da quanta plastica c'è nei laghi, quante microplastiche ci sono, per dire beh, insieme dobbiamo tutelare anche da quel punto di vista. E quindi insomma presenteremo un po' di dati, un po' di questo percorso che è stato fatto, che non è ancora concluso, ma insomma ci piacerebbe che fossimo tutti, che ci foste anche voi in questa direzione. Quindi, come dire, abbiamo una serie di condizioni per poter lavorare, per poter trovare un accordo. Io credo che questo sia fondamentale, come dire, nessuno escluso, perché ovviamente siamo tutti voi in questo territorio, io magari un po' meno, però insomma ci sono e ci vengo anche spesso, per trovare davvero un punto di incontro, un punto di equilibrio che metta davvero d'accordo le comunità e anche la, come dire, la salvaguardia della biodiversità del lago. Grazie Lorenzo. Grazie per questa, non so se vuoi aggiungere assolutamente due cose. Ringrazio il professor Lorenzoni e il dottor Merati per essere stati con noi, perché ci hanno dato delle indicazioni davvero importanti, quindi utilizzeremo anche, se ci lasciano, le presentazioni, così i nostri, chi ci ha seguito può ricavarne anche ulteriori informazioni, e salutiamo tutti. Sicuramente alla prossima. Grazie. Grazie. Giustamente mi fanno notare dalla regia che abbiamo degli altri appuntamenti in questi giorni con Goletta dei Laghi. Uno è domani alle 10, alle 11 a Manerba, per la salvaguardia di un canneto importante. Non solo del canneto, si parlava della riserva d'acquale della Rocca, che non è assolutamente rispettata. Scusate, ripetiamo, la riserva è per la salvaguardia dei canneti della riserva della Rocca, che ha una serie di problematiche. Il giorno dopo saremo a Salò con la ex Savina, che è uno dei tarli di questo nostro territorio, e il 14 faremo conferenza stampa a Desenzano del Garda per chiudere la tappa di Goletta e insomma salutarci almeno in questo frangente. Grazie, vi rimandiamo un appuntamento magari nell'autunno. Grazie a tutti. Grazie.